Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 11ª puntata di American Truck Simulator. Oggi siamo qui con 35.000 dollari circa. Prendiamo un nuovo lavoro, era quello che ci dava di più. Non sono neanche 5.000 dollari. Fortunatamente il gasolio ci costa poco, anche se ne consumiamo tanto. Allora, come sentite sotto c'è della musica, perché me la tengo anche quando mi accompagna a fare un viaggio, almeno non mi annoio. Allora, se notate qualcosa di diverso al camion, tipo quello specchio lì che non c'è più la targa, o ruote diverse sia davanti che dietro e mi sembra basta, è perché ho fatto una puntata, solo che il microfono non mi ha registrato niente perché sta andando a quel paese, per cui al più presto dovrò cambiarlo. Adesso sono riuscito a metterlo per miracolo, non chiedetemi come, se lo vedete vi mettete a ridere. Comunque partiamo. Ho impostato anche un nuovo tasto sul... vi faccio vedere qual è. È il... questo qui, il terzo luci stop, poi sarebbe il motore, il pulsante del 21, e al posto di dove c'erano gli abbaglianti fissi prima. Praticamente adesso noi, schiacciando questo tastino, vedete se... porca miseria, si accende una spia là verde, non la verda. Per cosa sta questa spia verde? Per il jack brake. Sarebbe il frenamotore in Italia, qui si chiama jack brake. Schiacciamo qui e praticamente appena mollo l'acceleratore lui inizia a rallentare. Nel caso vi stiate chiedendo se io abbia i diritti per farvi sentire questa musica, sì, sono tutte no copyright, le ho prese dalla libreria di YouTube. Qui se ne sentirò qualcuna nel corso di andare o così che ha copyright, taglierò quella piccola parte, la vado a fermare e niente. Ho pensato di lasciarla, vedere un po', ditemi se vi piace la musica di sottofondo, preferite sentire solo il camion e me parlare. Il camion si sente poco, io lo sento, magari voi lo sentirete poco, ditemi un po' però. Mette tipo qua per stare a frenare. Mettiamo un po' di jack brake. Poi adesso non abbiamo ancora il retarder. Comunque una cosa ho fatto, questa mi sa che è la prima multa che prendo, quella che abbiamo preso prima, se non la seconda dalla scorsa puntata. Intendo quella effettiva. Vediamo chi se lo porta via questo. Perché ragazzi, ho messo le DC, il cruise control, lo metto sempre a 58 in autostrada. Per la strada in genere non lo metto, nelle città così, ma comunque lo metto a 58. 58, state tranquilli, a me mi è passata di fianco la polizia, ho guardato là e mi segnava 58 tondi tondi, per cui 58 andate tranquilli che non vi prendo. Poi non so, proveremo magari in futuro andare a 59, poi 60. Ah, parate del mondo. Strano che non ci venga scritto di sotto come ne ho un tratto. Allora, cos'altro volevo dirvi? Chi se lo ricorda più? Sapete che non me lo ricordo più? Ah, sì, vi ho messo su... Oddio, aspettate che io ho detto che andava a 58, ma questo non ho già avuto. Comunque ho notato che quando voi andate forte, appena anche sopra il limite, ecco il gasolio, vi appare la polizia da qualsiasi parte, o dietro, o di fronte, da qualche parte vi appare la polizia. Se andate normale in genere no, secondo me l'hanno fatto apposta perché almeno ti dice, sto, io ti prego, ti metto la polizia. Perché mi è capitato, cioè, ho incontrato la polizia... Io stavo andando così su una strada normale a
via. Lei mi veniva verso di me e ho frenato un po' perché ero 65. E andiamo a prendere la taglia qua. Mi è inchiodata. Allora, prendo una mano. Teniamo qui, teniamo il gas brake, accendiamo, facciamo il tempo. Abbiamo già 4000 miglia più o meno. Se vedete che faccio così è perché negli angoli si vede meglio. Ovviamente, normale. Ok, ho fatto anche il gasolio. E dai, cosa faccio? Al posto di mettere la freccia la metto più in mano. Qua il tastino verde. Quello rosso è per il trailer, per il semirimorchio dietro. Quello giallo per il camion. Ecco lì la polizia e... Questo qui cosa decide di fare? Mi fa infilare o no? Non parlo di bene. Allora, in quella modalità... Vi faccio vedere come prima. Qui. Ho messo tolleranza 0, controllo intelligente crash control, perché? Perché almeno così dovremmo... Aspetta. Ok. No, perché avevo guardato il tempo della... No. Okay. Avevo guardato il tempo dell'altro era giusto, di questo poi l'ho preso dopo perché ho dovuto fare la pausa e l'altro era scaduto. Intanto... Scusate. No, mi sto un attimo aggiustando dietro la schiena che c'ho un colletto che mi dà fastidio, ma mi dovrò abituare a farmi dare fastidio. Perfetto. Perché noi ci metteremo a 58 quando avremo il retarder, che spero metterlo anche in tempi abbastanza brevi appena abbiamo un po' di soldi. E forse alla fine di questa puntata facciamo anche qualche acquisto al carro, qualche modifica al camion, vediamo. Ah, intanto ho tolto anche la targhetta davanti con scritto dentro. Allora, vi stavo dicendo, mi sa che a 59 neanche ti prende, perché la polizia ci ha passato fianco che o eravamo a 58 ancora o appena a 59. Comunque, boh, se vi interessano i titoli, questi sono i titoli, Poi ci partiranno questi in automatico, boh, vedremo. Comunque quelli lì ve li ho fatti scorrere velocemente perché mi veniva da dire scorsi. Ma forse no. Ve li ho fatti scorrere velocemente perché almeno avete sentito qualcuno che vi piace. Più o meno fate il calcolo e riuscite a capire. Se no me lo dico in tempo. Inizio al minuto e io ve lo dico. E qua c'è la ferrovia. Prima ho fatto un trasporto alla 1 società di treni, comunque una ferrovia train export, non so. Sono arrivato là, c'era un semirimorchio messo per un modo, uno per un altro, che avevo tipo un metro da poterci passare. Loro solo sanno. Comunque queste qui che sentite sono quasi tutte di Silent Partner, di musica solo, che mi piace molto. Ok, allora ci mancano 2 ore, no, 1 ora e 42, sì, allora siamo tranquilli. Sto better build downtown. Chissà perché ero convinto di dover andare a Los Angeles. Sì. No, Las Vegas non è, Los Angeles. Perfetto, mi sa che quindi dovremmo uscire la prossima. Tanto ragazzi, consigliatemi. Poi se tenere, ditemi se tenere questo camion, tanto ce ne sarà,
ma iniziate a dirmelo adesso perché almeno so se tenermi più soldi da parte, spenderli subito in camion. Se spenderle per migliorare questo camion e portarlo diciamo un po' al massimo, tra l'altro visto che è uscito un motore nuovo lo prenderemo, almeno quello. Poi magari potremmo anche non cambiargli più niente, però almeno un motore un pochino di più potenza, quanto è 455, l'ho visto dall'est, è in alto che mi viene scritto, non altro. Per il resto, ditemi voi se volete che potenzio questo, nel senso che faccio la cabina, cambio, motore, tutti i gadget, a parte che non ce ne sono tanti. A questo, o se volete che ci prendiamo il Kenworth, questo qui lo diamo a un collega, cioè un collega, un autista, e il Kenworth ce lo teniamo noi o lo diamo in permuta e ci prendiamo il Kenworth nuovo, cioè come camion nuovo il Kenworth. Comunque mi aspettavo di peggio, quanto abbiamo sopra? 10 tonnellate, lasciamo passare questo, ok. Dai, grazie allora. Dobbiamo andare qui. Portiamo il serbatoio, qui c'è roba di raffineria. Sì, guardate, sarà una centrale a petrolio, guardate quanti cavi di alta tensione che ci sono. Mi 89, 47, 68. Qua ci avete qua di sti cose? Mamma mia. Io dov'è che dovrei metterlo? Ah, lì. Mi è già capitato un'altra volta. Vediamo di non fare subito la cavolata che ho fatto l'altra volta, che sono entrato male. Che sono entrato male in qualcosa, sono entrato male. Qui dentro senza raschiare da nessuna parte. Perfetto. Toglimi qualcosa che già non ci vedo negli specchi, se poi mi ci metti anche qualcosa. Comunque quello specchietto lì l'ho orientato molto verso l'avanti, verso la sinistra, per capirsi, perché di base me lo dava che vedevo solo i gradini e mi interessa vedere più il muso davanti, perché non avendo le misure del muso, così non ci entreremo neanche con un miracolo. Non avendo le misure del muso ancora, qui dobbiamo stare abbastanza attaccati. Occhio al palo di qua. Preferisco darmici un'occhiata ogni tanto. Vediamo se siamo riusciti a entrarci alla prima. Mi sa di sì. Sì, che cavolo! No, scusate, non. Non volevo farmelo spegnere, ma invece che mettere in folle ho messo appena indietro e mi ha preso la settima. Abbastanza bene, dai, come parcheggio. Poi non so perché me l'hanno fatto mettere lì. Un anno di drag, sì, di drag. Ma non niente, caro Conte, niente. Dovremmo essere. No, che offerta di lavoro, mappa. Dovremmo essere lontani da. Appunto, siamo lontani da. Che cos'è? Non c'è un. Oakland, mi sa che ci conviene andare a Oakland forse. Io a Fresno non c'è un'officina. Ah, qua. Sì, no, dai. Tutto sommato non è lontana. Guida. Ah, mi sono fatto spiegare da uno che conosce molto bene questi giochi. Cos'è la coassinazione? Praticamente è. Una cosa davvero molto semplice, che praticamente lei ti aiuta nelle spese, da quanto mi ha detto. Non so se adesso mi dice 472 dollari se mi fa pagare, cioè non mi toglie neanche un dollaro perché è tutto compreso lì, non lo so. Dovremmo vedere. Cioè, me l'ha spiegata un po' così, io sinceramente poi non ho voluto chiedere altre informazioni. Mi sono mosso per andare al mouse e adesso c'è di nuovo il colletto che mi dà fastidio. Ok, perché mi sembrava di far perdere troppo tempo, per cui ho evitato.
strada. Quanti incroci qua. Perfetto. Guarda qui. I coach. Non i bus, i coach. Che il bus in teoria è quello da città, il coach è tipo quello lì. Cioè da gite, intercomunale, interstatale, così. Siamo nel pieno delle regole. Guardate che bello però il paesaggio che l'hanno fatto. Adesso non ce l'era più. Io voglio, se ne abbiamo, possiamo consumarlo. Non è detto. Perché se no rimaniamo di nuovo a piedi. Però. Cioè, non che non è detto, non è vero. Possiamo consumarlo perché ce ne abbiamo. Che ragionamento è? 10.000 euro, posso spendere. Magari è un po' diverso, però. Wow, guardate dove va la freccia questa macchina, sullo stop in alto. Ah no, ragazzi, cosa ho combinato? Non ha la freccia sullo stop in alto, il camion che ha la freccia dietro. Sinceramente arrivato qui mi sembrava che avesse lo stop. Poi ho visto che tipo ha decelerato, ha mollato il freno, ho fatto un po'. Cosa combini? Ho fatto un po'. Oh ma. Pericolo sei. Comunque me ne sono accorto, non ero la macchina. C'è il pallo da te. Caffè. Sì, sei morto, sai. Vedremo. Già, vedremo. Andiamo a dare un'occhiata a cosa abbiamo di modifiche da fare al camion. Al nostro truck. Poi non uso il jack brake perché comunque è solo il trattore. Che salti. Mi serve a poco. È leggero. Allora, tuning. No, esci. Vediamo un po' se ci fa spendere i soldi. 35.874. Ce l'ho buttato giù. Allora, boh, non ho ben capito ancora cos'è quella cosa lì. Cabina, ancora no. Qui abbiamo questo, però non gli spendo 10.000 dollari così. Anche se ci porta 50 galloni in più, non so quanti siano. Questo sarebbe bello. Coppia dove è scritto 1000 rpm. Ah, gira più basso dell'altro. No, aspettate, per ora mi tengo questo qui, eh. Non voglio fare un torto a nessuno. Mia, questo è corta. Interni sempre i nostri. Qui abbiamo sbloccato qualche vernice. No. Oh, qui. Dei cavi deflettori. Oddio! Io pensavo fossero deflettori per quadri, tipo finestrini. Non poi. No, che brutto! No, così no, ragazzi, vi prego. Non possiamo andare in giro così. Qua cosa c'è? L'ho già messo. Qui Sigul. Standard è così. Questo così. Sigul. Boh, anche se Ghoul è bello, ma a spendere questi soldi per niente. Ruote nuove? No. Qui davanti sto già meglio, spegniamo un po' meno. Secondo me si abbina meglio con questo che con l'altro. Boh, questo qui sembra un po' più bombato, questo un po' meno. Ma facciamo quello. Qui niente, qui livello 7 non dovrebbe mancarci tanto, a livello 7. Qua c'è altra marmitta, all'8, qui. Sì, comunque ci manca ancora un po' di tempo per riuscire a fare qualcosa di serio. Parkside, e basta. E niente, non ci facciamo niente ragazzi. Peccato, avrei voluto fare qualche piccola modifichina al camion. Non è questa la giornata giusta perché dovevamo prendere un motore, sinceramente, anche i cerchi, ma non. Cioè, buttare via tutti i soldi che abbiamo guadagnato in 11 puntate e io che ci ho fatto
Adesso non so se dice le ore del profilo, sicuramente lo dirà dietro. Livello 6 comunque, andiamo a vedere. No, profili. Carriera. Distanza, tempo di gioco, tempo reale, quello che ho fatto in 7 ore e 20, spenderlo così mi dirà un po'. Siamo al 28esimo viaggio, amatore. Questo è l'ultimo, poi ci sono questi. Sì, ce n'è qualcuno tipo questi che hanno guida libera. Anche questo, sì. Questo mi ha fatto guadagnare tanto. Cos'è? Profano. Va bene, niente ragazzi, abilità io ho migliorato tutti i carichi pericolosi, poi andremo sul merci preziose. Carichi fragili, consegne puntuali, ma anche un po' di risparmio carburante non mi farebbe male. Solo la motrice col semirimorto, ma sì, vedremo poi. Vediamo la banca, come siamo messi, banca. Dobbiamo ritornare ancora 97.000. Siamo messi abbastanza bene perché all'inizio come 110.10. Oh, tu mi avevi fatto 97.50, 77. Oh, no ragazzi, questa non mi torna, cioè mi hanno ciulato i soldi praticamente, in modo indiretto, ma me li hanno ciulati. Cioè all'inizio mi hanno detto, toh, ti diamo il debito, prendiamo il primo di 97.000 e qualcosa dollari, adesso è diventato di 100.000. A me mi hanno dato 97.000, ma io gliene devo tornare 100.000 più gli interessi del 18%. Ma siamo matti. Ma scusa. Vabbè. Andiamo via così. Io che mi guadagno i soldi e loro che me li mangiano così. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a seguire questa, a mio parere, fantastica serie. Andrà avanti ancora un bel po' di puntate. Spero di arrivare anche con questa a 100. Da, è tutto. Ciao a tutti.